la prima giornata espositiva di Enci Winner 2023. Parlo della prima giornata e parlo quindi di Alleanza Cinofila Latina. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the first show day of Enci Winner 2023. We are going on with the first exhibition, that is Alleanza Canina Exhibition, and we are ready to start with the first competition on this main ring. Siamo pronti quindi per cominciare con la prima competizione su questo ring d'onore. Focalizziamo la nostra attenzione quindi sui giovani presentatori. Junior Handler, conosceremo tra poco il giudice che li ha selezionati questa mattina, conosceremo i sei finalisti e Laura ci parlerà di questa splendida disciplina che è il Junior Handling. So now we're going to see Junior Handling competition this morning. All the finalists have been selected by our judge, we are going to know. And so let's have Laura telling us something about junior competition. Avremo quindi due categorie, la prima categoria dai 6 ai 12 anni, seguiremo con la seconda categoria dai 10 ai 17 anni. Entrambe le categorie saranno giudicate da un esperto junior handler, vincitore del concorso junior handler al Craft 2023. Abbiamo l'onore di avere con noi dalla Spagna Iñigo Ispila Gaya. E iniziamo quindi con la prima categoria, a partire da Carina, che presenta un segugio dell'Istria. Carina. Ricordiamo che in questa competizione ad essere giudicato è l'attitudine del giovane presentatore a valorizzare il soggetto che porta al guinzaglio. Proseguiamo con Vivian, che presenta un Welsh Corgi Pembroke. Segue Miriam, che presenta un Siberian Husky. Prosegue Elisa con un Basset Hound. Beatrice con un Bulldog francese. Daniela con uno Xolo Standard. Leonardo con un Bassotto Standard a pelo duro. Emma con un piccolo Brabantino. Valeria con un Whippet. E chiude Achille Leon con uno Skipper Key. Come anticipato Stefano poco fa, è stata fatta una preselezione dal giudice questa mattina, dove sono state appunto richieste varie figure che rientrano nel concorso Junior Handler. Adesso il giudice ringrazia tutti quanti e scopriremo i sei finalisti che saliranno a podio. Prima selezionata è Carina con un segugio dell'Istria. Seconda selezionata è Elisa con il Basset Hound, Beatrice con il Bulldog francese
Daniela con l'oxolo, Leonardo con il bassotto e chiude Valeria con il whippet. Grazie mille a tutti gli altri, un grosso applauso a questi giovani ragazzi che saranno il futuro della cinofilia. E ora vedremo in movimento uno per uno questi singoli ragazzi. Vediamo quindi come i nostri giovani presentatori, che già sono stati valutati, come dicevamo prima, dal nostro giudice Iñigo Espila Gaya, cercano di valorizzare al meglio i soggetti che hanno al guinzaglio. Come potrete notare, ogni razza richiede una presentazione differente, proprio perché la struttura, la tipologia, le proporzioni e l'andatura quindi richiedono una gestione differente da parte del presentatore. A me piace ricordare come il termine handler derivi da hand, che è mano, e noi in italiano diciamo quando una persona presenta esperienza sa dove mettere le mani, ed è proprio questo che viene valutato dal nostro giudice: se nell'esprimere al meglio quelle che sono le caratteristiche del soggetto presentato, i nostri giovani presentatori e le nostre giovani presentatrici sanno dove mettere le mani. Basset Town, presentato davanti al nostro giudice, che ricordo essere un campione di levatura mondiale nelle competizioni di Junior Handler. Se non ricordo male, addirittura quest'anno ha vinto anche al Craft, che è proprio l'esposizione dove è nata la competizione del Junior Handling. Per cui estremamente importante questo risultato per il nostro giudice, Iñigo Espila Gaya. Abbiamo razze provenienti da vari raggruppamenti, soggetti di differenti età, sempre per ricordare come ad essere valutata è l'attitudine alla presentazione e non il soggetto, anche se è indubbia l'elevata qualità dei soggetti presentati su questo ring d'onore. Czoloich Quintley, cane nudo messicano nella taglia grande.
Unico rappresentante delle quote azzurre, il presentatore del bassotto standard a pelo ruvido. E quindi chiudiamo con la presentazione di un whippet. Il nostro giudice sta dettando l'elenco delle posizioni dei finalisti e delle finaliste. Ed abbiamo quindi la prima classifica del giorno, il concorso Junior Under 6-12 anni. Abbiamo al sesto posto Karina, che presenta un segugio dell'Istria. Sixth place for Karina with the Istrian Hound. Puoi avvicinarti al podio per la foto finale. E vicino a te al quinto posto va Leonardo con il bassotto standard a pelo duro. Quarto posto va a Elisa, che presenta il Basset Hound. E cominciamo a salire sul podio chiamando al terzo posto Daniela, che presenta un cane nudo messicano. Ed abbiamo al secondo posto Valeria, che presenta il Whippet, migliore aspirante junior handler, e Beatrice con il Bulldog francese. Giù per favore e mettete i cani. Qua. Sì, no. Poi che vado, dai, vado. È brutto vederlo lì da solo. Aspettate un attimo. Esatto.
E siamo pronti per la seconda categoria, i ragazzi più grandi che vanno dai 10 ai 17 anni a giudicare anche questo secondo concorso. È sempre Inigo Espila Gaia dalla Spagna. E comincia ad entrare Victoria, che presenta un Welsh Corgi Pembroke. Segue Lara, che presenta un setter irlandese. Valeria con un barbone grande mole nero. Vittoria con un pastore australiano. Cecilia con un perro de agua español. Iside con un Waspitz. Giorgia con un Bichon Havanais. Gabriele con un American Staffordshire Terrier. Ginevra con un Flat-Coated Retriever. Nikita con uno Spitz giapponese. Nicole con un pastore australiano. Valentina con un Bearded Collie. E chiude Carol con uno Zwerg Schnauzer nero. Molto nutrita questa competizione, abbiamo una fascia d'età che varia dai 10 ai 17 anni, elevatissima la professionalità di questi concorrenti. Ed ora Laura, dopo la visione di insieme e ringraziamenti da parte del nostro giudice, ci comunicherà cosa vedremo a breve. Anche per questa seconda categoria è stata fatta una preselezione poco fa e questa sarà la prima esposizione valida per il campionato Junior Handler 2024. Questo perché domenica, in occasione appunto di NC Winner, ci sarà la finale di campionato legata all'anno 2023. Quindi sarà Inigo a scegliere i sei finalisti. A partire dal Welsh Corgi Pembroke. Segue il setter irlandese, il barbone grande mole nero, pastore australiano, perro de agua español e ultimo selezionato è il Flat-Coated Retriever. Un applauso e grazie mille a tutti gli altri partecipanti ed in bocca al lupo per le prossime esposizioni. Questi i sei finalisti.
come potete vedere, ancora forse più di prima, la professionalità delle nostre giovani presentatrici. Qua non abbiamo nessuna quota azzurra. È decisamente elevata e quindi la capacità di valorizzare il soggetto presentato è ulteriormente impreziosita dall'esperienza e dalla capacità di queste giovani presentatrici. Come abbiamo già detto in precedenza, le nostre giovani presentatrici sono già state valutate singolarmente durante la mattinata. Ed ora stanno per ricevere la loro posizione sul ring d'onore. Abbiamo quindi visto la presentazione di un Welsh Corgi Pembroke, un Irish Red Setter, un barbone grande mole nero, un pastore australiano, un Perro Spagnol e quindi un Flatcoat Retriever. Il giudice richiede un cambio di cane prima di fare la classifica finale, quindi invito la ragazza con il Welsh Corgi e il setter irlandese. Please, the two ladies with the Welsh Corgi and the Irish Red Setter come here. Thank you. Then you can change dog. Spieghiamo a chi non è dentro, questo è un sistema di valutazione della capacità di adattamento a un nuovo soggetto da parte del giovane presentatore. È una difficoltà elevata rispetto a presentare il proprio cane o il cane comunque con cui ci si è allenati. Thank you can take your dog. And we go to the next couple. Please, the lady with the poodle, a flat coated. Please change dogs, as the two girls before. Come la coppia precedente, anche in questo caso viene chiesta una L in contemporanea.
Quindi abbiamo Ginevra con il barbone e Valeria con il flat coated. Grazie ragazze, you can take your dogs, thank you. E andiamo all'ultima coppia, pastore australiano e perro de agua español. Cambio cane per cortesia. Anche per loro una L in contemporanea e a breve scopriremo la classifica finale, come anticipato poco fa, valevole per il campionato Junior Ender 2024. Stiamo per conoscere quello che sarà l'ordine in cui verranno premiate le nostre giovani concorrenti. Ed abbiamo la classifica finale ed invito al sesto posto Valeria con il barbone grande mole. Sixth place for Valeria with the poodle. Quinto posto va a Ginevra che presenta un flat coated retriever. Quarto posto va a Victoria che presenta un Welsh Corgi Pembroke. E saliamo sul podio. So third place goes to the Irish Red Setter. Terzo posto setter irlandese con Lara. Ed abbiamo le due finaliste Vittoria e Cecilia. Un giro di ring accompagnato dall'applauso del pubblico di Bologna. Ed abbiamo al primo posto Cecilia con il perro de agua español, seconda Vittoria con il pastore australiano. Allora, you are the fourth one, okay, stay there. Okay, now we take a picture all together and then the first three. Okay, thank you. Okay, thank you. Aspettate,
place your dog in side position, posizione laterale. Ed ora, signore e signori, vi do appuntamento alle ore 14.30 qui sul Ring d'Onore di Bologna 2023 per il Best in Show di Alleanza Cinofila Latina. And so, ladies and gentlemen, just to say we'll meet again here on the main ring of Alleanza Cinofila Latina Show within 1 hour more or less at 2:30 p.m. here in the main ring. So see you later. Arrivederci, a tra poco.